guardando, parlando di qui di là, ho capito che nel Parlamento si mettono appunto delle direttive. Queste direttive poi vengono trasmesse a ciascuno Stato affinché la legislazione si adatti alla direttiva stessa. Ora, fin qua queste cose non sono successe perché vedo che ci sono multe una dopo l'altra e vabbè. Dico io, quelli che noi abbiamo mandato lì, perché purtroppo... Sì. No, è l'altra, andati a fare? Allora, ok, adesso li stiamo rinnovando, a parte Vannoni e qualche altro. Noi mandiamo quelli che ci saranno. Ok. Il problema è, quello che mi pongo io è questo. Se io devo mettere a punto una certa direttiva, devo discutere con l'altro, che ne so, il lituano, il francese, il tedesco. Ho sentito dire, ma io mi porto l'interprete, e questa è una stupidaggine, perché se io devo fare degli accordi, nel parlare o nel vedere il testo che è stato scritto, devo capire qual era l'intenzione della persona, quindi la lingua a me straniera, la devo conoscere abbastanza bene. Fanno dei corsi gratuiti in Europa. No, ma non serve a niente. Non serve a niente. Io volevo sapere proprio come funziona, se lo sapete e chi lo sa. Allora, per quello che ho sentito io da persone che lavorano a Bruxelles, la lingua franca comunque là è l'inglese barra nessuno francese. Come nessuno lo conosce? Non dico di i nostri candidati. La Alice la conosco. I nostri candidati è una delle cose quando tutti abbiamo votato. Io credo che sia una delle cose. Io non lo so, magari questa qua posso pure rispondere io dal basso. Perché? Perché ci sono state delle elezioni per queste cose qua. I cittadini, magari c'è stato chi c'è rientrato in queste elezioni e chi non c'è rientrato. Io ci sono rientrato e ho scelto delle tre persone, tre preferenze, comunque, che dovevano sapere. Ho scelto tre persone che sanno due lingue, il francese e l'inglese, che sappiano una buona conoscenza di Bruxelles, dell'Europa, e che sono laureate in economia e commercio, oppure sono. Quindi le ho scelte io. Io già le ho prese, le ho scisse con che debbano sapere due lingue almeno. Perché? Perché è importante sapere la lingua.